Ok, un po' che non andavo a correre. Cosa c'è di meglio di andare a correre in montagna in salita? Andiamo al passo bresolano di corsa, come veri pro, con un berretto inutile, occhiali, non lenti a contatto. Yeah. Questo è un trail bellissimo da fare anche in discesa con la bici. Alcuni tratti un po' tecnici, ma non troppo. Altri tratti molto veloci. Altri tratti invece un po' pietrosi. Tipo qua, che in bici puoi fare veramente mille linee. Camminata di pausa. Cazzo, farlo in bici è molto più bello in discesa. Oh yes, stupendo. Let's go. Questo video è per testare la stabilizzazione correndo in salita nel bosco. Molto easy. Proviamo la stabilizzazione così. Adesso c'è tutto un pezzo in piano, falso piano. Questo è il passo della Presolana. Sono curioso di vedere com'è questa stabilizzazione. Iper smooth. Adesso vi faccio vedere questa panchina. Torniamo giù perché si è alzato un po' di vento e scende qualche goccia. Ok, qui inizia il trail un po' più in discesa, con un po' di fango, rocce, eccetera. Vediamo di non farci male, dato che non siamo abituati. Evitiamo un attimo distorsioni di caviglia, legamenti del ginocchio che partono. Bello questo qua, davvero davvero figo da fare in discesa con la bici. Un po' tecnico, un po' veloce, come dicevo prima. Divertente molto. Pensavo di essere un po' più fuori allenamento, sinceramente. Unica cosa, inizio a sentire un po' quadricipite, che inizia un po' a far male. Però vabbè, sto correndo da più di mezz'ora, ci sta. Abbiamo finito il trail. Adesso c'è tutto il pezzo in discesa sull'asfalto. Provo ad accelerare un pochino per vedere la stabilizzazione.
direi che ci siamo. Bella.